di Vini e Divini. Allora, oggi ci occupiamo di una lettura interattiva basata su una delle vostre domande. Allora, mi sono arrivate diverse domande alla mail. Vi ricordo ancora che se avete delle domande da farmi, quando avrò tempo, seleziono magari quelle che possono andare bene un po' per tutti e risponderò attraverso proprio una lettura interattiva. Intanto vi invito a mettere mi piace al video e a attivare la campanella delle notifiche. Allora, la domanda di oggi è: lo so, mi ha detto questa fiamma, che siamo in un momento in cui tutto sta per venire a galla, tutto sta per essere manifestato, ma ogni tanto ho proprio la sensazione che sia ancora tutto bloccato, tutto fermo. Allora, che cosa sta provando il mio maschile in questa, io la chiamo di nuovo, adesso ormai ho trovato il termine, gestazione, cioè tutto già accaduto a un livello superiore, ma per essere proprio manifestato c'è ancora un momento di gestazione. Allora, che cosa sta accadendo in questo periodo di gestazione? Perché questa fiamma è un po' proprio sconsolata, e questo, se voi avete visto la lettura della volta scorsa, fa parte proprio di quel ancora quelle cosine da sistemare che comunque anche il femminile si trova ad avere un po' di impazienza, un po' di dissonanza cognitiva tra quello che sente e quello che vede. Quindi no, c'è un pochino così di non frustrazione, ma di come si può dire con un termine preciso? C'è un po' di costernazione, dice: ma come? Ma come? Allora, questo è un momento in cui tutto, abbiamo visto che tutte le stese che abbiamo fatto parlano di un maschile, allora di un femminile che ha raggiunto il suo potere massimo e quindi un maschile che sta ha integrato il femminile, sta per mettere in materia quello che il femminile ha realizzato. Però ovviamente, come vi dicevo e come è venuta nelle stese, in tante stese, quasi tutte, c'è proprio questa situazione in cui c'è ancora un attimo di pazienza perché alcune cose devono essere sistemate. È proprio proprio questo momento di stallo, momento che apparentemente non sta accadendo niente, in realtà sta accadendo tutto. Questa fiamma mi dice: sono un po' così, un po' demotivata a volte, che pensi: ma veramente lui non mi sta mostrando tutta questa cosa che sta per manifestare, insomma, tutta questa completezza, eccetera. In realtà vi assicuro che è proprio così. Però andiamo a chiedere ai nostri angeli che ci diano un'immagine proprio di quello che sta provando lui in questo momento. Cosa sta accadendo realmente in questo momento di stasi e di cambiamento? Quando c'è proprio diciamo, un po' la quiete che precede la tempesta, no? Quella sensazione di immobilità che c'è prima di un temporale, c'è quell'aria un po' rarefatta, un po' solida, un po', non so come dire, proprio un po' ferma, sembra quasi immobile, però si sente che è carica di energia. E quindi, che cosa sta accadendo in questo momento? Lo chiediamo ai nostri angeli che ci diano un'idea di che cosa sta accadendo al maschile in questo momento. Allora, lo chiediamo ai nostri angeli che ci diano un'idea di che cosa sta accadendo al maschile, ma poi comunque essendo uno, ovviamente quello che accade al maschile accade anche dentro al femminile. In realtà è un momento di fermento meraviglioso, è proprio una vera e propria gestazione in cui tutto prende forma e poi, ovviamente, quando tutto sarà compiuto, viene alla manifestazione. Ma andiamo a vedere, chiediamo. Vediamo i nostri angeli che ci diano l'idea precisa di quello che sta accadendo attraverso gli oracoli. Adesso l'oracolo del femminile interiore. L'oracolo della dea, il potere della dea. Chiediamo ai nostri angeli che ci diano illuminazione su quello che sta accadendo per il maschile, comunque per le fiamme in questo momento, soprattutto con uno sguardo rivolto al maschile, proprio perché è lui che in questo momento, dopo che il femminile ha raggiunto la sua completezza, ovviamente deve creare equilibrio e andare a manifestare quello che il femminile ha già creato a livelli superiori.
Allora, Consiglio degli Angeli, andiamo proprio a chiedere una visione d'insieme forte, queste qua mi sparano sempre, intanto guardo se si vede tutto, sì, perfetto. Vediamo un po' questo maschile che cosa sta provando, che cosa sta succedendo ai piani veramente profondi di un maschile che ancora non mostra nulla, ma che è in pieno fermento. Allora, l'arcano maggiore che sovrintende la stesa, che ci dà un'idea fondamentale di quello che sta accadendo proprio a livello di energia e di situazione. E lo mettiamo qua. Anzi, vediamo un po' se non sono andata troppo. Ecco, sì, sono un pochino andata oltre. Allora la mettiamo un po' a posto. Forse così si dovrebbe riuscire a vedere tutto. Sì. Ok. Consiglio pratico degli angeli. E infine l'energia degli astri. Vi invito ancora, se avete delle domande da fare, scrivetemele o nei commenti o privatamente alla mail che trovate nelle indicazioni sotto al video. Mettete mi piace al video e attivate la campanella per ricevere le notifiche. Vediamo un po'. Voilà. Ok, allora adesso andiamo, io userei il mazzo delle carte dell'amore e il mazzo delle carte dei tarocchi, quelli marsigliesi, quelli normali. Allora, prima di tutto userei quelli dell'amore. Allora, andiamo a vedere la situazione. Vediamo solo che si veda tutto. Sì. Yin, oh, manovra. Allora, ok. Ragazze, il nostro maschile ha assorbito non è un termine giusto, ha integrato il femminile. Allora, ragazze, con questa vi sta dicendo che il vostro maschile è già totalmente in equilibrio. Il maschile ha riscoperto il suo femminile interiore e lo sta veramente sentendo con tutto se stesso. Qua c'è la dualità yin e yang, che però diventano un uno. Perché? Perché è stato integrato. Questa è la lettura del maschile. Quindi, cosa vuol dire? Mi parla di femminile. Il maschile ha integrato il femminile, è arrivato ad essere pronto. E cosa diceva la stesa, una delle ultime stese che ho fatto? Il maschile è pronto, ragazze. È meraviglioso. Questa carta ci sta dicendo di un'unione già accaduta ai livelli superiori. Ah, la dea rossa. Allora, ok. Tutto ciò che è divertimento, ciò che è vita, mi porta alla luce. È il potere spirituale della giocosità, della vitalità. Ragazzi, il rosso è vita proprio, no? Quindi c'è un'integrazione del femminile, un sentire che proprio questo, la gioia di aver integrato il proprio femminile, porta la luce, porta energia, c'è proprio l'energia della vitalità data proprio da un'unione già raggiunta. Inesperienza. Ok, allora ragazzi, la dea ci sta dicendo, il potere della dea ci sta dicendo che lui ha raggiunto tutto quello che deve raggiungere, è un attimo preso dall'inesperienza. Cosa vuol dire? Che tutto questo è ancora un po' difficile da gestire a livello pratico per lui. Quindi cosa significa? C'è un pochino di, guardate anche la faccia della divinità, qua ci sta dicendo che Persefone è proprio la sorpresa di fronte a un mondo nuovo, a una sensazione nuova che ancora non si sa controllare, non si sa in un certo senso portare a livello pratico, proprio perché non è mai stata parte della vita precedente. In questo momento tutte le stese ci stanno dicendo che il karma è stato sciolto, quindi anche il passato è stato integrato, è stato ormai guarito, e quindi tutto questo femminile che travolge il maschile
maschile, è veramente, sente la vitalità, la forza, la bellezza di quest'unione, ma è ancora un po' inesperto, quindi un pochino ci si deve adattare. Quando io vi dico che ci sono delle cose da sistemare, e sono proprio queste, proprio la capacità di gestire una situazione così travolgente di vita come quella dell'integrazione dell'unione interiore del femminile per un maschile che è sempre vissuto un pochino nella pratica, nella materialità. Quindi come fa lui a gestire tutto questo, questa vitalità, questa gioia di vivere? Lui che sono abbastanza pratici, no? Sono molto razionali, sono molto schematici a volte, anche a volte un pochino rigidi, no? Tutta questa vitalità è un po' difficile da gestire, c'è un attimo di pazienza perché c'è un po' di inesperienza. Ragazzi, poverini, dai, diciamo che possiamo anche permettere a loro di assestarsi un pochino, no? Allora, il consiglio degli angeli, lascia andare il passato può sembrare difficile, ma è anche liberatorio, i tuoi angeli ti aiuteranno a farlo per permetterti di volare ancora più in alto. La fine preannuncia sempre un nuovo inizio. Permetti a questa situazione di condurti a una vita colma di gioia, trasforma la tua vita cambiando i tuoi pensieri. Perfetto. Questo cosa vuol dire? Che quello che abbiamo detto prima del karma sciolto ormai è vero, è confermato dagli angeli. Ci dice che il karma ormai è stato sciolto, il passato deve essere lasciato andare. C'è questa nuova euforia di questa nuova vita che viene, ma c'è ancora un pochino di esperienza. Gli angeli ci aiuteranno il maschile ad lasciare andare tutto quello che è il passato, il karma ormai superato, per inoltrarsi in una vita nuova. Questo è il consiglio degli angeli. Allora andiamo a vedere che cosa ci dicono gli angeli riguardo a questo yin meraviglioso che è uscito per quanto riguarda il maschile, un maschile che ormai ha integrato il femminile. Due di coppe, perfetto. Il due di coppe ci parla della coppia sacra. Quindi cosa vuol dire? Abbiamo appena detto, guardate che c'è anche lì veramente, c'è un contenitore, è proprio la coppa, lo vedete? Due coppa, due di coppe. Ragazze, più di così, veramente. Le carte ci stanno veramente parlando in maniera più chiara di così, non lo so. Allora, ci sta dicendo che lo yin è stato integrato, lui è pronto a recepire proprio la forza dell'anima, dello spirito e lo sta ascoltando, sta accogliendo, è euforico per questa cosa perché c'è la coppia sacra, ormai la coppia sacra è già ormai unita a tutti i livelli, solo, caspita, c'è un po' di inesperienza in tutto questo, è frastornato il maschile, non sa che cosa fare, perché sa che cosa fare in realtà, lo sente, perché ormai lo sente, ma ha un pochino di difficoltà a gestire la situazione. Proprio questa è la carta che ci sta dicendo, ci sta praticamente facendo capire tutte le stese precedenti, perché in tutte le stese c'era questo 2 che veniva fuori, o un 2 di bastoni, o un 2 di spade, o un 2 di denari, insomma un po' di decisione, cose da mettere un po' diciamo da sistemare praticamente, anche situazioni molto pratiche da sistemare, magari relazioni precedenti che si sono rotte, quindi spartirsi un po' i beni in comune. C'è proprio questa saggezza che arriva dallo yin e però c'è questa inesperienza. Gli angeli ci aiutano, lo aiuteranno, aiutano il maschile a lasciare andare il passato, quindi tu mettere tutto in lasciare andare tutto quello che fa parte di un karma ormai sciolto. E quindi che cosa ha realizzato il maschile? La coppia sacra. Mamma che meraviglia, ragazzi! Abbiamo proprio la conferma totale e immediata di quello che. Perché? Questo è il fondo mazzo. Preparatevi veramente. Il fondo mazzo è chi arrischia in amore, è proprio chi comincia un nuovo ciclo, è l'entusiasmo fatto persona. Guardatelo qua. Entusiasmo, vita data dalla passione, è un qualcosa di travolgente perché è un nuovo ciclo che inizia, è un nuovo ciclo in cui c'è l'unione tra il maschile e il femminile e quindi c'è un po' di inesperienza, diamogli un po' di tempo per gestire la situazione, tanto gli angeli hanno detto che ci danno una mano. Quindi guardate che meraviglia, il fondo mazzo ci sta dicendo che è veramente l'inizio di una nuova vita sulla coppia sacra. Allora andiamo a chiedere ancora qualche specifica su questo. Allora, ancora una specifica su questa. Oh, allora, ne sono cadute due, eh? No, tre. Allora, noi le prendiamo tutte e tre perché tanto abbiamo visto che. Allora, no, perfetto. 9 di denari ci sta dicendo che ormai tutto ciò che è passato riguardo a una relazione precedente, c'è la fine di un ciclo, c'è la conclusione, la perfezione di un ciclo karmico.
proprio finanziario anche, che riguarda non solo la coppia fisica, ma anche un qualcosa di bene in comune. Quindi c'è una coppia reale, concreta, probabilmente un matrimonio, un'unione precedente, che ormai è giunta alla fine. Perché? Perché c'è la nuova situazione, c'è il matto come fondo mazzo, e quindi cosa vuol dire che c'è questa nuova situazione? Perché il karma ormai è stato terminato. C'è la piena consapevolezza di quello che si vuole, di quello che si è raggiunto, dell'unione sacra che vogliamo, le due di coppe, c'è un'energia di materializzazione, di progettualità pazzesca, ma questa progettualità diventa subito azione e infatti c'è il fante di coppe, quindi il nostro maschile sta per mettere in atto, cominciare nuove azioni proprio per materializzare l'amore che sente, che ormai è presente nel suo intimo, ormai l'unione interna è già stata acquisita, quindi lui adesso muoverà dei passi verso questa nuova realtà. Vediamo, ok, il fondo mazzo, perché lui a questo punto vuole materializzare una nuova, cioè in realtà ha terminato proprio un ciclo concreto e tutto fa parte di questo, cioè quindi ha raggiunto veramente una completezza dal punto di vista anche della consapevolezza delle passioni e quindi è pronto a dare avvio a un nuovo ciclo di vita. Perché? Perché ormai l'amore totale è parte della sua vita, ormai vuole realizzare, c'è un'energia d'amore meravigliosa, c'è una cattedrale d'amore, è una coppa pazzesca di sentimenti, emozioni travolgenti che lui ormai vuole mettere in pratica. Questo è il fondo mazzo. Perché? È stato concluso un ciclo pratico, è stato concluso anche appunto un matrimonio, un qualcosa che era dal punto di vista anche carnale, è stato un ciclo, è stato terminato, si è raggiunto proprio al culmine di ciò che era il karma e quindi va tutto sciolto, si è pronti per un nuovo cammino. Perché? Perché l'amore ci sta guidando, l'amore guida il maschile. Mamma che meraviglia! Allora, andiamo a vedere un attimo di che cosa sta parlando ancora questo ciclo finché che è stato concluso e si è pronti per creare un nuovo ciclo, una nuova vita. Si è pronti, perché c'è la consapevolezza totale di questo e il desiderio di realizzare la coppia sacra. Ok, beh, guardalo qua. Allora, il maschile vuole cominciare da capo perché è pronto a rischiare tutto, non rischiare, perché sa già che ormai la comunione interiore è stata fatta, l'unione interiore sia stata fatta e quindi è pronto a cominciare una nuova vita per il suo amore, la coppa, l'asso di coppe, la sua totale pienezza nell'energia dell'amore lo sta guidando a una nuova vita completamente improntata alla materializzazione dell'amore. Spettacolare. Perfetto, perché vuole raggiungere fondo mazzo proprio l'unione fisica, il piacere, la bellezza, la serenità di una vita con la sua amata, l'amata che è proprio quella al centro dei suoi pensieri, la coppia sacra ormai è già acquisita e quindi si comincia una nuova vita. Allora, andiamo a vedere di che cosa ci parla un po' questo entusiasmo, questa forza, questa bellezza, questo festeggiare la vita che esplode in lui. Eccolo qui. Perfetto, ok, perfetto, sì, perché è pienamente consapevole di quello che desidera. C'è, diciamo, proprio il desiderio di tagliare anche ciò che è stato veramente, che fa parte del passato, perché ormai la consapevolezza è totale di quello che si è raggiunto e di quello che si vuole. Si è pronti a tagliare completamente, abbiamo detto che gli angeli ci danno aiuto perché vuole mettere in pratica, proprio concretizzare la perfezione di ciò che desidera anche a livello materiale e fisico. Perfetto, e quindi Fondo Mazzo è pronto a mettere in atto nuove strategie per materializzare questo amore. Allora, andiamo a chiedere ancora qualche specifica su questo. Allora,
Andiamo a vedere ancora qualche specifica su questo. Mamma, che meravigliosa questa stesa. Però vedete, ragazzi, che c'è veramente una conferma di tutto quello che è stato detto nelle stese precedenti. Se le avete ascoltate, c'è veramente l'unione fisica che sta scalpitando. C'è l'inizio di un nuovo ciclo e lui sta facendo il possibile. Eccolo qua, la luna. Perché? Perché vuole mettere in... vuole dare proprio una svolta alla sua vita, una svolta improntata sull'amore sacro. E abbiamo detto che questa gioia infinita, fa parte di tutto ciò che ormai lui ha integrato a livello spirituale. L'unione, c'è un'unione ormai già nella sua vita, già presente a livello, come dire... ancora non visibile, perché è alla luce della luna. Quando c'è questa carta mi piace veramente l'idea della luce della luna soffusa, argentea, che però ancora un pochino in ombra, mentre la luce del sole non è ancora, non c'è proprio la luce della manifestazione, ma c'è una luce, è già illuminata, è già presente a livello spirituale, la coppia spirituale. Questa è anche una carta che ci parla di un bacio segreto, cioè che tutto quello che avviene sta avvenendo tutto, l'unione, il bacio, l'amore, eccetera, però ancora un livello un pochino in ombra, proprio perché appunto c'è ancora un po' l'incapacità di gestire tutto a livello proprio esteriore, quindi ci vuole un attimo farsi un po' di esperienza per poter gestire tutta questa meraviglia che lui sente. Pensate, un uomo che non ha mai gestito, non è mai stato in grado di gestire sentimenti ed emozioni, li ha sempre nascosti, li ha sempre soffocati. Cosa succede quando esplode in lui questa consapevolezza, questo femminile che è così travolgente? Lui sente la vitalità, la forza di questo femminile che lo inebria, lo ubriaca un pochino, quindi lui sente tutta questa vita, questa vitalità, ma non è ancora in grado di gestirla pienamente, quindi la tiene ormai però già tutto a livello spirituale, già tutto accaduto, quindi lui vuole adesso muoversi e dobbiamo dargli, lasciare il tempo che questo bacio alla luce della luna diventi un bacio alla luce del sole. Ok, allora andiamo a chiedere ancora una specifica su questo. Che carte meravigliose, ragazzi e ragazze. E infatti in una stesa era già uscito che il femminile è un pochino non in attesa, ma è un pochino, diciamo, che deve capire cosa sta succedendo, no? E quindi a volte si lascia un pochino trascinare da questa incertezza, che dice ma veramente sta succedendo, perché? E quindi anche qua c'è proprio il desiderio di mettere in atto qualcosa di concreto, nuovi modi di raggiungere questa nuova vita, quindi materializzare questa nuova vita. Tutto questo. Perfetto, sì, perché c'è proprio l'energia dell'amore che spinge al movimento. Allora, andiamo a vedere ancora, cioè anche qua vedi il festeggiare, il godersi, la vita proprio, no? Qua c'è anche un uomo che sembra un po' ubriaco, no? Sei un po' un pro con la sua bella in braccio, quindi cioè, c'è proprio il desiderio di mettere in pratica questo grandissimo amore, questo che lo fa star bene, la gioia, la vitalità, la felicità, e quindi vuole mettere in pratica appunto tutto questo. Allora, andiamo a vedere di che cosa ci parla ancora tutta questa situazione che lui vuole materializzare. È questo maschile che sta attraversando un momento pazzesco, eh? Non dobbiamo sottovalutare la difficoltà che anche lui sta attraversando per gestire una situazione totalmente nuova, eh? Ecco, troppe. Eccolo qua, perfetto, e c'è il Papa, c'è la piena consapevolezza della saggezza, si è raggiunto proprio la saggezza, è un uomo ormai che è in grado di comprendere ciò che vuole e ciò che desidera e ciò è anche per manifestarlo. Io dico sempre, il Papa è colui che ha il potere spirituale ma anche un potere temporale, quindi lui spirito e materia si fondono, è un uomo saggio, e ha raggiunto proprio questa saggezza, eh? Perfetto. Ed è anche un re di bastoni, proprio perché sente la forza e il potere di ciò che desidera, è diventato un uomo molto forte perché sa che cosa vuole, sa che cosa vuole materializzare ed è diventato un re dei suoi desideri. Questo è il fondo mazzo. Allora andiamo a vedere di che cosa ci parla un po' questa inesperienza. Allora, cos'è questa inesperienza? Cos'è questa carta, questo momento in cui probabilmente si sente un po' frastornato, no, da tutto questo? Vediamo un po' se ci dicono
qualche cosa riguardo questa carta dell'inesperienza. Eh sì, allora è un'inesperienza dovuta proprio al fatto che si sta cominciando davvero un nuovo viaggio. È un nuovo viaggio, ci si trova in metropolitana. Allora, si sta per partire verso un nuovo viaggio, un nuovo ciclo proprio fisico, che ha proprio materiale, e quindi questo in lui è ancora difficile da gestire, proprio perché è l'inizio di un ciclo. Pensate, quando si comincia una nuova vita, si cambia tutto e si è costretti proprio a maneggiare, in un certo senso, tra virgolette, tutto quello che non è mai stato maneggiato nella vita, nella parte karmica precedente, e crea un pochino di, diciamo, frastornamento. E proprio c'è proprio l'inesperienza, che non è un'esitazione, è proprio inesperienza, quando qualcuno non sa che cosa fare, come farlo, perché non l'ha mai fatto. E qua si comincia una nuova vita, c'è proprio l'inesperienza dovuta all'inizio di una nuova vita. E perfetto, e c'è anche la temperanza come fondo mazzo, però quindi c'è veramente c'è la predisposizione però all'accogliere ciò che è spirituale, e per unirlo alla parte materiale. Quindi è ovvio che la predisposizione l'equilibrio c'è nel maschile, deve solo inespertirsi un momento per gestire tutto questo. Questo era il fondo mazzo. Allora, vediamo un attimo ancora qualcosa riguardo a questo nuovo ciclo proprio fisico-materiale che è già iniziato in realtà, è già iniziato. Vedete qua il matto, è già iniziato. Ragazzi, è bellissimo quello che sta uscendo, eh? Ok, oh mamma mia, sì, perfetto. Ok, qua c'è un qualcosa che è stato, ci sono state delle sofferenze passate che appunto devono essere ancora lasciate andare. In un certo senso ci sono delle situazioni che il cambio di ciclo karmico ha lasciato un pochino come strascico, no? In un certo senso. Quindi ci sono delle situazioni che comunque ha dovuto concludere, e o comunque sono state concluse, hanno lasciato un pochino di sofferenza, no? Alle spalle. Però la carta che è uscita insieme è questa, però l'energia dell'amore che lo guida è talmente perfetta, talmente forte, che anche le sofferenze vengono comunque superate. Vedete che c'è questa inesperienza dovuta all'inizio di un nuovo ciclo, e a qualche dolore che è ancora rimasto del ciclo precedente. Bisogna lasciargli un pochino di tempo, questi meravigliosi uomini, questi meravigliosi maschili che stanno facendo un passo così grande, perché però fondo mazzo c'è l'equilibrio, la giustizia. Quindi cosa significa questo? Che lui è in realtà pronto a prendersi la responsabilità di tutto, di questo cambiamento, di questa sofferenza, di questo nuovo ciclo che inizia. Lui è pronto a prendersi la responsabilità di tutto, ama senza riserve, quindi non ha nessun problema, il suo amore è talmente perfetto che anche le sofferenze vengono, questo è il fondo mazzo, vengono superate. Allora, io direi che, guardiamo ancora un attimo che cosa ci dice di lasciare andare, cosa bisogna lasciare andare, che cosa bisogna lasciare andare, perfetto, ok. Qua ci sta dicendo, bisogna lasciare andare che cosa? Qua c'è una regina di bastoni, quindi probabilmente c'è stata una persona molto importante nella vita precedente di questa persona, di questo maschile, che comunque ha avuto un ruolo molto importante, non regina del suo cuore, ma regina del karma precedente. Quindi cosa vuol dire questo? Che c'è una persona molto importante che ha causato, comunque faceva parte del karma, che ha causato delle sofferenze che ormai però sono concluse. È una regina del karma passato e fa parte di tutto quello che deve essere lasciato andare, quindi è una persona importante comunque, che ha rivestito un ruolo molto importante nella sua vita, ma che ormai lui è pronto a lasciare andare, e ha già lasciato andare, e il sostegno degli angeli è proprio quello di aiutare a lasciare andare tutto questo. E il fondo mazzo è il 7 di spade, perché? Perché ci sia la volontà di superare tutto quello che è stato passato, e si mette in atto proprio delle strategie, c'è un equilibrio proprio raggiunto tra il volere e il fare, e quindi lui a livello proprio di schemi mentali ormai ha superato il passato e lo sta mettendo in pratica.
Allora, andiamo a vedere ancora qualcosa su questa persona importante comunque nella vita di questo maschile, che comunque è stato superato, è stata una persona che comunque fisicamente è stata con lui, quindi è una persona che ha rivestito un ruolo molto importante, ormai parte di un passato terminato. Vediamo ancora se ci dicono qualche cosa relativamente a questa regina di bastoni. E mi viene da dire, potrebbero anche essere una regina di bastoni, nel senso che proprio fisicamente ha avuto rapporti, cioè tipo per esempio possono avere anche avuto dei figli in comune, per questo che è una persona molto importante, ma fa parte del suo passato ormai. Allora, andiamo a vedere, sì, perfetto. Sì, è una persona che con cui comunque ha ancora qualcosa in, cioè diciamo, c'è un qualcosa... vedete che c'è un po' di resistenza, no? Cioè veramente è una forza di materializzazione che però comunque implica una tensione molto forte, proprio perché questa persona evidentemente ha comunque degli interessi in comune con lui, ma lui ha la forza di spezzare tutto questo, anche se c'è tensione, anche se c'è proprio a livello proprio di probabilmente di beni in comune, ci sono delle cose in comune che comunque che creano un po' di tensione, ma lui è pronto a superare tutto. Perché? Perché lui ha già cominciato una nuova vita a livello di consapevolezza. Lui ormai ha già superato tutto a livello spirituale, a livello mentale, lui ormai ha già iniziato una nuova vita, è già iniziato un nuovo ciclo e quindi sta superando tutto, sta affrontando una persona che magari ancora ha delle cose con lui, che gli sta praticamente ancora facendo sentire delle tensioni, magari proprio anche finanziarie, di meno in comune, ma lui ha la forza di superare tutto questo. Perché? Perché ha già iniziato nella sua mente, nel suo a livello spirituale, proprio un nuovo ciclo, e quindi sa già che ormai la nuova vita è iniziata. Perché? Perché lui è un re, lui è il re di denari, quindi probabilmente ha acquisito una forza talmente potente, con una consapevolezza anche a livello di finanziario, comunque è una persona comunque potente in se stessa, che ha la sua tranquillità in un certo senso, sa di possedere e di non essere, diciamo, anche in pericolo per quanto riguarda proprio queste cose in comune. Lui è proprio... ha il potere sui propri beni e sulla propria capacità di manifestazione su ciò che desidera. Quindi lui ormai è un re e ha deciso di iniziare una nuova vita. Allora, andiamo a vedere, che meraviglia questa cosa, andiamo a vedere un attimo l'arcano maggiore. Perfetto! Meraviglia, guardate un po', l'arcano maggiore che sovrintende questa stesa è gli amanti, ma non amanti nel senso di amanti, ma proprio gli innamorati, ecco, gli innamorati che hanno praticamente la benedizione del cielo, perché c'è questo piccolo dio Eros che sta in un certo senso unendo due persone con diciamo la partecipazione di un terzo. Cosa significa questo? Che c'è la legittimazione del cielo all'unione degli amanti. Quindi lui sta realizzando proprio gli amanti, è innamorato, vuole realizzare la coppia sacra. Allora, consiglio degli angeli, pratico: taglia i cordoni col passato. No vabbè, allora ragazzi, che meraviglia, lascia andare, taglia i cordoni col passato, parte dagli schemi distruttivi eliminando la paura che deriva dalle relazioni passate. Ma sentite ragazzi qua che meraviglia cosa viene fuori, lasciare andare delle persone anche importanti della vita passata. Perché? Perché ci sono delle situazioni ancora che possono legare a livello, diciamo, un po' pratico di beni in comuni, ma cominciare una nuova vita. Perché? Perché c'è il sostegno degli angeli, gli angeli stanno dicendo lasciate andare anche le paure, le sofferenze di una relazione passata. L'abbiamo visto qua, ci sono delle sofferenze ancora, ma lasciare andare le sofferenze della vita passata per cominciare un nuovo ciclo e andare agli amanti. Oh, perfetto, questo è il potere degli astri, questa stesa, il cancro è collegato alla luna, quindi agli astri, e quindi anche proprio alla parte spirituale di quello che è, diciamo, la vita a livello emotivo. Quindi c'è, ormai lo yin fa parte, il femminile, fa parte proprio
della vita del maschile che ha incorporato proprio la sua parte, diciamo, di emotività forte, la sta sentendo, il cancro è appunto dominato dalla luna e quindi c'è la parte femminile che è predominante nel maschile. Quindi anche questo ci sta dicendo che lui sta ascoltando la sua parte femminile e vuole comunque metterla in pratica perché ha iniziato un nuovo ciclo e sta lasciando andare tutto ciò che è il passato, tutto ciò che è il passato ormai l'ha superato perché è già cominciata una nuova vita che lui sta cercando di mettere in pratica, ma dobbiamo avere solo la pazienza e diciamo, la gentilezza anche di lasciargli andare un pochino di tempo per gestire questa inesperienza e i dolori del passato ed alcune cose che sono ancora messe in campo da persone, diciamo, importanti della vita che ha trascorso, che ormai ha terminato. Gli amanti sono il risultato. Con questo penso di aver risposto a questa carissima fiamma che mi ha contattata. Penso che ci siano delle vibrazioni che possono essere in risonanza anche con molte altre di voi. Vi ringrazio di aver ascoltato, vi invito ancora a mettere mi piace e ad attivare la campanella per le notifiche. Un bacio a tutti e alla prossima!